Siamo una quinta dell'ITIS Nullo Baldini di Ravenna del corso di elettronica. Già da 2 anni partecipiamo al progetto di alternanza scuola-lavoro. Infatti, sia in terza che in quarta, siamo andati individualmente in azienda per un totale di 2 settimane in terza e 4 settimane in quarta. Durante questa nostra esperienza, alcuni di noi hanno avuto modo di lavorare presso un'azienda del territorio, la CNI di Alfonsine, un paese in provincia di Ravenna. E proprio da questa azienda è partita la proposta di instaurare un rapporto di collaborazione da portare avanti durante quest'anno scolastico, attraverso un progetto formativo e didattico. Il progetto consiste nell'automatizzare un impianto domestico, adottando le tecnologie attuali. Obiettivo dell'attività è il miglioramento del comfort dell'abitazione, l'applicazione di accorgimenti sul risparmio energetico e la gestione remota dell'abitazione. La scuola aveva già sviluppato un progetto simile nel 2012, utilizzando prima Arduino, poi introducendo anche Raspberry Pi. Pertanto, quando la CNI ci ha proposto di realizzare un controllo domestico con una nuova piattaforma informatica, la BeagleBone, gli abbiamo suggerito di rinnovare il sistema di controllo della casa in miniatura che già avevamo in laboratorio. Per ogni stanza sarà installata una scheda a microcontrollore che si occuperà della gestione dell'impianto luce, del riscaldamento e della sicurezza. La scheda di ogni stanza comunicherà tramite bus verso una scheda detta master in cui è installata la BeagleBone, che ha il compito di effettuare la supervisione dell'impianto e di agire come interfaccia fra utente locale e remoto. È prevista l'alimentazione dell'impianto da rete, pannello fotovoltaico e da batteria tampone per luci di emergenza e sistema di controllo. Il progetto è stato portato avanti per la maggior parte del tempo in istituto, utilizzando principalmente le ore delle materie di indirizzo. I docenti delle materie tecniche, già durante l'estate, hanno preso contatti con l'azienda e si sono recati in sede per iniziare a definire il progetto. Successivamente, un gruppo di esperti del CNI ci ha fatto visita in istituto per verificare le risorse già in nostro possesso. All'inizio dell'anno scolastico, tutta la classe si è recata a fare visita all'azienda e in tale occasione abbiamo conosciuto gli esperti con cui avremmo dovuto collaborare e anche il progetto su cui avremmo lavorato. Alla fine della presentazione abbiamo visitato l'azienda, i vari reparti, laboratori di ricerca e di progettazione. Nei primi giorni di lezione, nelle materie tecniche di elettronica, sistemi e TPS, sono state create e consolidate le basi per affrontare la realizzazione del progetto. Successivamente, gli esperti della CNI sono venuti in istituto per presentarci e spiegarci la piattaforma BeagleBone. In questa occasione siamo venuti a conoscenza anche delle sue potenzialità e dell'innovazione che sta apportando nel campo industriale e civile. A questo punto abbiamo iniziato a produrre. Sono stati progettati i circuiti, assemblati prima su breadboard per verificarne il funzionamento, poi è stato realizzato il circuito stampato. Una volta collaudato ogni circuito, lo abbiamo inserito all'interno della nostra casa. Abbiamo con noi Cinzia Nanna, Cristiano Brunetti. Buongiorno, grazie. E Davide Dirani della CNI. Sappiamo che lei si è diplomata in questo istituto. Sì. Qual è stato poi il suo percorso professionale e formativo? Allora, uscita dal diploma, ho fatto il test d'ingresso, entrato in ingegneria a Cesena, ho fatto sempre elettronica e telecomunicazioni, finito la triennale e dopodiché ho incontrato la CNI informatica ad Alfonsine e sono 2 anni che sto lavorando lì. Io ho iniziato con il liceo scientifico, sono iscritto all'Università di Bologna Ingegneria e approdare alla CNI Informatica. Ho fatto ingegneria elettronica a Ferrara, poi ho iniziato a lavorare alla CNI. E che effetto le ha fatto tornare qui dopo molti anni? Allora, sicuramente è emozionante, è molto bello rivedere gli insegnanti che ci hanno seguito e è una bella esperienza. È stato un bel effetto perché ho rivisto alcuni dei prof che avevo anch'io. Emozionante anche perché al momento c'è mio figlio qui. Che cosa pensa della collaborazione che si è instaurata tra la CNI e il nostro istituto? Bella cosa, perché noi portiamo la nostra esperienza a voi ragazzi, sperando che per voi sia importante, e anche noi ci permette di crescere perché facciamo una cosa che non abitualmente fai. Io penso che il fatto per i ragazzi giovani comunque
di conoscere un po' quali sono le aziende attorno a loro e come può essere anche il tipo di lavoro, il tipo di approccio che c'è al di là della scuola. Vi ho trovato molto preparati dal punto di vista tecnico. Un'esperienza sia per voi che anche per noi, che comunque è la prima volta che ci affianchiamo al mondo della scuola. Ognuno di noi ha imparato a gestire e realizzare un lavoro all'interno di un'equipe. Il lavoro di ogni gruppo è poi confluito in un unico progetto che doveva essere organico in modo che tutto combaciasse. Da questa esperienza ho imparato quanto sia importante il lavoro di squadra per la buona riuscita del progetto. Quindi ad esempio chi disegna gli schemi elettrici è necessario che inserisca le opportune informazioni per chi poi dovrà effettuare il collaudo. Da questo progetto ho imparato che è bene prevedere dei sistemi di protezione che prevengano persino i rischi dovuti ad un cattivo utilizzo da parte di un utente distratto, come per esempio l'inversione dei poli di alimentazione. Grazie allo sviluppo di questo progetto ho imparato che è fondamentale conoscere le normative per la realizzazione di un prodotto competitivo. Inserendo i dati relativi al consumo energetico, siamo riusciti a rientrare nelle normative dell'Industria 4.0 per avere tali agevolazioni. Ho imparato che è importante trovare delle strategie per evitare che vi siano dei danneggiamenti o delle perdite di dati a causa di alcune problematiche o degli imprevisti come la mancanza di energia elettrica oppure il surriscaldamento. Sono tante le problematiche che occorre considerare per garantire un buon funzionamento di un sistema di controllo che deve lavorare ininterrottamente 24 ore su 24. Con un elevato livello di stabilità e la necessità di poter intervenire rapidamente in caso di malfunzionamenti. Questo progetto ci ha aiutato ad acquisire nuove e importanti competenze, a partire dal fatto che la scelta dei componenti deve essere orientata alla tipologia dei processi industriali da governare ed è fondamentale acquisire dai fogli tecnici le informazioni più utili. La chiave della replicabilità del nostro progetto credo che sia nel fatto di aver coinvolto un'unica azienda, una eccellenza presente nel nostro territorio e concentrare in quest'unico progetto di collaborazione le 80 ore previste che abbiamo sviluppato nei nostri laboratori di elettronica, sistemi, nel laboratorio di domotica e nel laboratorio di tecnologie e progettazione. In pratica abbiamo inserito nella programmazione delle singole materie tecniche gli argomenti trattati. Questo ci ha concesso di approfondire gli argomenti, di innovare la nostra didattica e di formare dei periti tecnici industriali che avranno dopo il diploma la possibilità sia di proseguire gli studi a livello universitario o a livello di istituto tecnico superiore oppure di inserirsi in maniera autorevole direttamente già nel mondo del lavoro.